Buongiorno a tutti, è un piacere vedervi qui. Ringrazio gli organizzatori, in particolare Filippo, che mi ha dato questa opportunità di essere con voi e di parlarvi di che cosa vuol dire fare il cambiamento in azienda. Cambiare in azienda, nel momento che noi in particolare proprio abbiamo una lunga storia, continuiamo ad avere una lunga storia che parte dalle radici del TPS, quindi dalle radici di un'azienda lontana in Giappone, dove cambiare vuol dire, in una parola, Kaizen, cambiare, ma cambiare verso il meglio. Prima sono arrivato poco fa, ho visto gli ultimi filmati dello speaker che mi ha preceduto e effettivamente è stata davvero emozionante vedere questo filmato e capire il click che ha dato all'evoluzione. Adesso ritorniamo a qualcosa di molto più prosaico, che molti di voi probabilmente conoscete bene, e parliamo proprio di come si cambia in azienda. Come vedete, abbiamo tre passi fondamentali, quelli che sono i motori del cambiamento, che ci spiegano perché dobbiamo cambiare, che cosa è cambiato. Il punto di discontinuità, che è l'interiorizzazione, che i paradigma, i modelli che avevamo prima non funzionano più e se non si digerisce questo non si cambia. E poi alcune bussole, una bussola in particolare, che ci dà all'interno di questo nuovo mondo delle nuvole dove e come e quali possono essere dei nuovi punti cardinali. Proprio per iniziare, partiamo proprio dal dire quali sono i motori del cambiamento. Sono motori che sono iniziati molto tempo fa, Non sono cose di pochi anni e così via. La globalizzazione, come sapete, è una cosa che ormai in Italia, nel nostro Triveneto, le prime sperimentazioni di globalizzazione, si chiamavano delocalizzazione all'epoca, sono della fine degli anni 70, dei primi anni 80. Ma che cosa ha portato la globalizzazione? In termini molto sintetici e concreti. Se vedete nel grafico che ho riportato, alla fine degli anni 2000, l'80% del PIL mondiale era fatto esclusivamente dai paesi industrializzati e tutto il resto del mondo copriva l'altro 20%. Oggi non è più così e non sarà più così. Arriveremo probabilmente nel 2050 dove il vecchio mondo industrializzato peserà grosso modo quanto tutto il resto del mondo. E questo che cosa ci porterà? Porterà evidentemente a, applicando la semplice tecnica visiva dei vasi comunicanti, oggi abbiamo un'economia che si definisce liquida. Liquida vuol dire che tra un vaso e l'altro scorre e alla fine ci sarà un equilibrio. Quanto ci costerà questo equilibrio? Non lo so. Però questo è un elemento che secondo voi si può cambiare, si può tornare indietro? Decisamente no. Nessun paese, nessun governo ha la capacità di ritornare indietro, di invertire questo percorso. La crescita demografica. La crescita demografica nei paesi, in particolare nei paesi industrializzati, vedete quella forma un po' a siluro, un po' ad ogiva, per non dire
che sembra un farmaco. Quella forma lì è la forma demografica esattamente di come stiamo crescendo, di come stiamo crescendo in termini di popolazione. Lo sapete tutti, ormai nascono sempre meno bambini, e il risultato qual è? Il risultato è che se io sono un imprenditore che fa giocattoli per i bambini, e oggi nel mondo industrializzato ho 10 milioni di potenziali acquirenti, domani, fra 5 anni, quanti saranno questi 10 milioni? Saranno di sicuro meno. E quindi cosa vuol dire? Che i volumi calano. Questo per dire, e anche per legarsi prima all'aspetto dei vasi comunicanti, la stessa Cina sta invertendo il suo percorso di crescita demografica, eh? Sta flettendo, non sta più crescendo. E questo ci dice che una delle sostanziali leve che ha guidato il mondo nel scorso secolo in termini di crescita non ci sarà più. La crescita della domanda che trainava il mercato è uno dei paradigmi che non c'è più. Andiamo avanti. L'altro elemento fondamentale, l'altro motore fondamentale del cambiamento è che ormai è convinzione non solo di qualche radical chic, non solo del WWF, non solo di alcuni scienziati, ma oggi è convinzione comune che il nostro mondo è a risorse finite. Un'indicazione, tanto per capire questo, nel 2030, se andiamo avanti con questo ritmo di consumo, ci servirà un mondo e mezzo, una terra e mezza, per soddisfare i bisogni. In una situazione del genere, le regole, i paradigmi, le idee, le esperienze che abbiamo, con i quali siamo cresciuti e quelle che abbiamo anche che sono stati di successo per noi, secondo voi funzionano ancora? No, non funzionano più. Tanto che oggi diciamo che rispetto al nostro vecchio mondo, che era un mondo di orologi, un mondo di crescita lineare, andiamo verso un mondo delle nuvole, un mondo che bisogna imparare a scalare, un mondo che varia di continuo. E se varia di continuo, bisogna avere la capacità di che cosa fare? Di seguirlo puntualmente. Nel vecchio mondo degli orologi, anche se negli slogan di marketing il cliente era al centro, nella realtà i veri centri gravitazionali del vecchio mercato nostro erano le aziende che attiravano i clienti verso di loro. Oggi invece sono i clienti, sono le persone che sono diventate il vero centro gravitazionale del mercato. E questo comporta una caratteristica di fondo. Comporta che le aziende devono avere, come prima, più di prima, la capacità di cambiare e di seguire il singolo cliente, perché il cliente non è più un target, non è più un segmento di mercato, ma diventa e diventerà sempre di più una persona. Quali sono quindi però le forze evolutive di questo mercato? Dove e come orientarci? Beh, diciamo che noi ne abbiamo individuate quattro. La servitization, è un nome un po' strano, un po' brutto, ma per descrivere il fatto che oggi i clienti, noi poi, alla fine, le persone, sono molto più attente all'utilità che mi dà il prodotto, all'utilizzo del prodotto, alla funzionalità che mi aspetto dal prodotto, non più al possesso del prodotto in sé. E quindi diventiamo sempre di più utilizzatori e sempre meno consumatori.
e siamo molto più attenti alle fasi di progettazione del prodotto, perché lo vogliamo sempre più legato alle nostre specifiche, alle nostre esigenze, e non vogliamo avere problemi dopo, quando lo utilizziamo, e quindi la parte post. La parte produzione la diamo per scontata. Ovviamente c'è anche l'altro elemento, il green, che non vuol dire solo energy saving, che non vuol dire solo riciclo e quant'altro, ma che è proprio la ricerca di un nuovo equilibrio, la ricerca di un nuovo stile di vita. E anche questo è un altro trend che è in crescita come il precedente. Poi il futuro è digitale proprio fino in fondo. Perché? Perché oggi più di 4 miliardi e mezzo di persone sono già collegate. Più della metà delle persone oggi al mondo sono collegate. Tra qualche anno miliardi di oggetti si collegheranno e questa ci darà l'opportunità di cambiare comportamenti, la necessità di cambiare comportamenti e di cambiare abitudini, sul quale comunque risulterà sempre una cosa vincente, quella di trovare il modo migliore per fare queste cose. L'ultimo è proprio un nuovo slogan. Dal B2C al B2B, e quindi dal business to consumer, dal business to business, al business to person. La cosa fondamentale sarà quella di riuscire a seguire non più il ciclo di vita del prodotto, ma il ciclo di vita della persona. Questo è quello che cambierà, fondamentalmente. Però ragazzi, per fare questo in azienda non lo fanno né gli slogan, né le tecnologie, né i guru, né ancor meno i consulenti. Questo in azienda, il cambiamento lo fa la stessa azienda, le persone dell'azienda. Se hanno la capacità di fare itozukuri vuol dire l'arte di saper far crescere le persone, non farle crescere come me, in termini di peso, ma farle crescere realmente dal punto di vista professionale. Questo vuol dire. Questo è quello sulla quale le aziende, il management, gli imprenditori si devono concentrare. E pensare e cambiare radicalmente l'idea che abbiamo ancora oggi radicata che c'è l'imprenditore e c'è la manodopera. Non è più manodopera, ma menti d'opera. E se non riusciamo a tenere accesi quei cervelli delle persone, non si cambia i ragazzi, non si riesce a cambiare. E per tenerli accesi i cervelli delle persone bisogna prima di tutto saper non spegnerli. Per saper non spegnerli, una piccola regolina: non ordinate nulla ai vostri collaboratori, spiegate semplicemente quello che volete. Grazie.